Un PIL in calo del 10,6% e 700 imprese in meno sul territorio regionale è il bilancio di chiusura del 2020 per le Marche tracciato da Confartigianato Ancona, Pesaro e Urbino. Dati allarmanti, figli di un anno difficile per le imprese che devono fare i conti con le difficoltà causate dall'emergenza sanitaria, numeri che pesano in territori già provati duramente da anni dalla crisi. E per quanto riguarda l'attività nella nostra regione, ma soprattutto nelle due province su cui noi operiamo, quindi Ancona, Pesaro, Urbino, noi possiamo ormai avere per certo come dato che chiuderemo con circa 150 imprese in meno sulla provincia di Pesaro Urbino e 250 imprese in meno nella provincia di Ancona. In totale nelle Marche sono stimate meno 700 imprese a fine anno. Attualmente sappiamo che il PIL delle Marche si attesterà a circa un meno 10,2, meno 10,6% a fronte di un 9,2 di dato nazionale. Quindi ecco, le Marche in generale hanno subito un pochino di più anche dal punto di vista del PIL questa ondata Covid. Quali settori più colpiti? Settori più colpiti sappiamo naturalmente che sono i trasporti, il settore del turismo naturalmente, il piccolo commercio, a parte il discorso alimentari e tutto il mondo del farmaceutico naturalmente, che invece registrano numeri positivi, il tessile, abbigliamento, calzatura, e da qui vengono forse diciamo i numeri un pochino più negativi per quanto riguarda le Marche, perché le Marche sono una regione molto manifatturiera dove il tessile, ma soprattutto la calzatura, insomma, riveste un ruolo molto importante nel PIL della nostra regione. Per quanto riguarda l'occupazione, secondo i dati Istat, nel terzo trimestre 2020, a confronto con lo stesso trimestre del 2019, nelle Marche sono 35.000 in meno gli occupati, 3 su 4 sono donne. Forte in particolare la crisi nel terziario, commercio, alberghiero, ristorazione. Inoltre le procedure concorsuali sono aumentate nel settore manifatturiero del 20%.